Ciao a tutti ragazzi, sono Orcoverde. In questo video vi farò vedere due wall breach glitch su Rainbow Six Siege. Per entrambi i wall breach glitch che vi mostro in questo video avete bisogno di un amico, di un compagno che vi aiuta. Il primo wall breach glitch si trova nella mappa confine. Dovete recarvi in sala sportelli, dovete piazzare lo scudo mobile in questo preciso punto davanti al distributore delle bibite. Dopodiché il vostro amico dovrà correre scattando verso lo scudo mobile come state vedendo nel video. Voi dovete avvicinarvi in questo punto preciso dello scudo mobile, poi dovete premere X per scavalcare e quando scavalcherete lo scudo mobile, se tutto uscirà correttamente, grazie alla spinta del vostro amico, l'operatore o comunque sia il personaggio si buggerà qua dentro, all'interno del distributore delle bibite, perciò all'interno del wallbreach glitch. Stando qua dentro sarete completamente invisibili e nello stesso tempo immortali. Nessun giocatore potrà uccidervi, mentre voi sparando potete uccidere gli altri giocatori. Stando qua dentro potete mirare qua dove c'è questa barricata, dove possono entrare i nemici, poi potete mirare da questa parte. E se un giocatore della squadra avversaria oppure anche un vostro compagno romperà questo muro e voi sarete all'interno del wallbreach glitch, potete anche uccidere i giocatori spawnkillandoli, senza nemmeno farli entrare in sala sportelli. Passando al secondo wallbreach glitch, questo wallbreach glitch si trova nella mappa grattacielo. Dovete piazzare lo scudo mobile dove state vedendo nel video, dopodiché il vostro amico dovrà correre scattando verso lo scudo mobile come state vedendo nel video. Voi dovete avvicinarvi in questo punto preciso dello scudo mobile e dovete premere X per scavalcare. Quando scavalcherete lo scudo mobile, se tutto uscirà correttamente, grazie alla spinta del vostro amico, l'operatore o comunque sia il personaggio si buggerà qua dentro all'interno del wallbreach glitch. Stando qua dentro sarete individuati, ma sarete completamente immortali. Nessuno potrà uccidervi, mentre voi sparando potete uccidere i giocatori. E stando qua dentro potete mirare qua fuori, potete controllare questa barricata da dove possono entrare i nemici, poi potete mirare qua dove ci sono le scale e poi potete mirare da questa parte dove c'è il corridoio. Questi sono i due wallbridge glitch. Prima di concludere il video tengo ad informarvi di non abusare troppo di questi wallbridge glitch in partite libere e soprattutto classificate, in quanto gli altri giocatori potrebbero segnalarvi e se riceverete troppe segnalazioni potreste rischiare di essere bannati dalla Ubisoft. Perciò niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orcover è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!